Sinner, notizia bruttissima dall'infermeria. Non tornerà mai più come prima. Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Una notizia incredibile sta facendo il giro del mondo del tennis. Jannik Sinner, la giovane stella italiana, potrebbe essere costretto a rinunciare a una parte del suo corpo, mettendo a rischio la sua carriera. Gli appassionati di tennis sono sotto shock. Solo un mese fa, Sinner aveva raggiunto la vetta del ranking mondiale, un traguardo straordinario per il campione altoatesino e per tutto il tennis italiano. Le sue vittorie, inclusa quella nella recente Coppa Davis, avevano acceso una nuova luce sul movimento tennistico italiano, sia maschile che femminile. Il suo trionfo ad Halle in Germania, il primo sull'erba della stagione, sembrava presagire grandi cose per Wimbledon, il terzo slam dell'anno, e per le Olimpiadi di Parigi, dove avrebbe gareggiato per l'oro senza punti in palio per il ranking. In questo momento, Sinner sembrava imbattibile, capace di dominare su ogni superficie e di tornare in campo in splendida forma dopo ogni infortunio. Ma ora, questa terribile notizia rischia di cambiare tutto. Ma Jannik non è l'unico ad aver affrontato situazioni surreali. Un altro giovane talento, Ignacio Buz, ha vissuto un'esperienza drammatica che ha messo a rischio la sua carriera. Il ventenne peruviano, numero 315 ATP, ha dovuto affrontare una delicata operazione lo scorso anno. Buz ha condiviso la sua storia. «Mi era venuto il mal di gola. Ho preso l'antibiotico e mi è passato in 3 giorni. 4 giorni dopo mi è tornato di nuovo, così ho preso un antibiotico ancora più potente. Ma non è stato sufficiente. Prima di un torneo in Colombia, la situazione è precipitata. Ero arrivato al punto in cui dalla gola non passava neanche la saliva. Non riuscivo quasi a respirare. Un'operazione d'urgenza è stata necessaria per salvarlo. Si erano formati 18 centimetri di pus, quando non dovrebbero essercene più di 2. Mi hanno operato d'urgenza, potevano esserci complicazioni se fosse arrivato ai polmoni. Questa esperienza mi ha insegnato una cosa molto importante: è meglio prevenire che lamentarsi. La vicenda di Ignacio Buz ci ricorda quanto possa essere fragile la carriera di un atleta. Ora i tifosi di Jannik Sinner sono in ansia. Riuscirà a tornare in campo? La sua carriera sarà compromessa?